Penso che l'unico punto vero di riferimento sia l'osservazione, nel senso che a problema rispondi con l'informazione su quello che devi fare, quindi con le ricerche e guardando quello che in questo caso la natura fa, cercare di rifarlo nel modo più simile possibile. La manualità è sempre stata una delle mie qualità, nel senso che io ho dei ricordi di quando ero molto piccolo, dove il mio gioco era costruirmi giocattoli. Crescendo mi sono accorto che se dovevo copiare un fiore piuttosto che un animale, potevo avere una fonte di ispirazione, che era l'animale che andavo a copiare. Per me è la prima volta vera che collaboro come artista con un'azienda. Le ore impiegate per sviluppare il prototipo sono state 32. La fase di prototipo è la fase sempre più lunga, perché è quella dove devi trovare i problemi e cercare di risolverli. Il primo è stato quello del corpo, nel senso risolvere il problema di dare un volume al corpo, lavorando solo con la carta. Le ali sono state fatte esattamente e anatomicamente come le ali di un volatile. Con dei piccoli trucchi sono riuscito praticamente ad ottenere lo stesso effetto. Quello che poi io trovo sempre molto naturale è in qualche modo lo sbaglio, perché per quanto la natura sia perfetta, non c'è mai un petalo uguale all'altro, non c'è mai una piuma uguale all'altra. Mi era stato chiesto che i volatili in qualche modo sembrassero anche volare, per cui la vibrazione, la trama non precisissima delle piume, secondo me poteva rafforzare anche questo tipo di messaggio. Trovo che dal pensiero di qualcuno possano nascere solamente delle cose buone, nel senso che riuscire ancora a fare un lavoro pensando, osservando, trasformando, diventa comunque una cosa che serve a tutti. Non serve solamente all'artista che lo fa.